Un'edizione senza grandi sorprese, questo 63esimo Festival del Cinema di Berlino. I film in concorso erano 19, a vincere l'Orso d'Oro è stata la pellicola rumena Child's Pose. Ma cominciamo dal premio alla carriera, che è andato all'87enne regista, sceneggiatore e produttore francese Claude Lanzmann, che scherza sulla statuetta. È elegante, leggera, ma può essere usata anche come un'arma. Si può uccidere con quest'orso. Claude Lanzmann è l'autore del documentario Fiume dell'85, Shoah, della durata di 9 ore e 30, considerata un'opera di fondamentale ricostruzione storica. Shoah raccoglie le testimonianze dei sopravvissuti all'Olocausto e ripercorre i luoghi della persecuzione nazista contro gli ebrei. Man hat damals das Warschauer Ghetto gelehrt. Quest'anno a presiedere la giuria è stato chiamato il regista di Hong Kong, Wong Kar-wai, il cui film The Grand Master ha aperto il festival fuori concorso. Ci sono stati scambi di idee ogni giorno, non abbiamo aspettato l'ultimo minuto per decidere e siamo tutti contenti del risultato. And now we go to the Golden Bear and the prize go to Child's Pose from Romania. Child's Pose del regista rumeno Calin Peter Nitzer. L'Orso d'Oro arriva presto per il regista 32enne che è al suo secondo film. Vesco mi ha contattato il cellulare chauffeur. Care chauffeur. La pellicola, realizzata con una tecnica da documentario, descrive un difficile rapporto madre-figlio ed offre uno spaccato della borghesia rumena. La donna è pronta anche a ricorrere alla corruzione per salvare dal carcere il figlio che ha causato la morte di un bambino in un incidente stradale. Salut Romania. L'idea è nata dalle chiacchierate col mio sceneggiatore riguardo al rapporto che avevamo avuto con le nostre madri. Il punto di partenza è questo e poi abbiamo inventato la storia. Al regista tedesco Andreas Resen il compito di annunciare l'attribuzione dell'Orso d'Argento per la migliore interpretazione femminile all'attrice cilena Paulina García, protagonista di Gloria di Sebastián Leylo. Gloria è una donna divorziata di mezza età che non si rassegna a restare sola e quindi si butta in un vortice di feste per single e finisce per incontrare un uomo. Fisico, tan concreto lo che mi passa contigo. Hace un año un vecchio mi operé. Mi hice una gastroplastia. Me siento honrada, me siento responsable. Sono molto onorata e commossa, ma sento anche una certa responsabilità riguardo al film e anche per gli attori, le attrici e il cinema indipendente del mio paese. È importante per le attrici e gli attori del mio paese, è molto importante per il cinema indipendente cileno questo premio. Muchas gracias. For the best actor. Il premio per la migliore interpretazione maschile all'attore non professionista bosniaco Nazif Mujik è stato annunciato dalla realizzatrice danese Susanne Bier. Mujik è l'interprete di un episodio nella vita di un cacciatore di ferraglia di Dani Stanovic, film che ha anche ottenuto il gran premio della giuria. Il film è basato su una storia vera accaduta agli stessi protagonisti del film. Dopo un aborto spontaneo, una donna rom bosniaca rischia la setticemia e dovrebbe essere operata d'urgenza. Ma siccome non è assicurata e non ha neanche i soldi per pagare l'intervento, l'ospedale si rifiuta di accettarla. Non sapevo molto dei rom. In genere ti accorgi di loro quando si offrono di lavarti il parabrezza o li vedi chiedere l'elemosina. Quindi ho deciso di trascorrere un po' di tempo con loro. Sono persone come tutti. Vogliono vivere la loro vita, mandare i figli a scuola, portare soldi a casa, viaggiare. C'è qualcosa di profondamente sbagliato nel sistema attuale. Dovrebbe essere ridiscusso. Il regista auspica che questo film serva a riaprire il dibattito sulla discriminazione di cui soffre il popolo rom in diversi paesi d'Europa.